quasi 70 anni, sono in pensione, sono stato un ex insegnante di scuola primaria. L'oggetto che presento oggi è un oggetto che ho acquistato a Venezia, una città in cui vado spessissimo perché sono attratto da tutto quello che riguarda l'arte sia antica che contemporanea. Allora, il proprietario di questo vaso è Marco, e andiamo a conoscerlo. Marco, buonasera. Come va? Bene. Ben arrivato. Sì. Da dove arrivi, Marco? Dalla provincia di Bellino, comune Borgo Valdellura. Parlaci un po' di te. Allora, che cosa sono fai, in pensione, sono stato uno dei rari insegnanti di scuola primaria. Perché rari insegnanti? Perché non sono molti maschi nella scuola primaria. Amo da sempre l'arte, dipingo, ho anche partecipato a una mostra al Palazzo Reale a Milano. E quindi che cosa insegnava ai bambini? Cercavi di avvicinarti all'arte? Sì, bello, bello. E questo è un oggetto? Della mia collezione. Della tua collezione. Colleziono prevalentemente opere di arte contemporanea, amo soprattutto il vetro. In questo caso, quello che non ho detto, è di un designer che è Tom Dixon, che l'hanno... Questo me l'hanno detto? Vede. Perché so che lui ha fatto dei cilindri dentro, eccetera. Sembra siamo già negli anni 90 per il 2000, cioè. A te la parola. Sì, Tom Dixon, ma stiamo parlando di uno dei grandi designer creativo, geniale, insomma, inglese del dopoguerra. È stato uno degli esponenti, insomma, di quello che si chiama il design radicale. Lavora con alcune ditte anche in Italia, tra cui Cappellini negli anni 90. E poi dagli anni 2000 crea, diciamo, il suo brand, per cui è Tom Dixon, non lavora più per terzi ma per se stesso. Ha lavorato con le vetrerie milanesi, però io questo vaso qui non l'ho mai visto, quindi bisogna sempre stare attenti, perché un'attribuzione di questo tipo, un'attribuzione ben precisa, va comunque sempre supportata da una documentazione, sì, di conseguenza, no? Io mi riferisco a quello che mi è stato detto. Immagino, perché poi sai cosa rimane? Rimane un simpatico vaso a tromba con bordo svasato e il fusto a cono rovesciato, ma nulla di più. Quali sono i punti di forza? Guarda, lo vedo come un bel vaso, un bel colore, uno dei tanti vasi che escono dalle vetrerie milanesi. Ti dico la verità, la lavorazione del vetro alla fine è la stessa da secoli e secoli e secoli, no? Certo che le tecniche si sono migliorate, però questo non ha inclusioni, non è un vetro particolare. Il disegno è essenziale. Disegno semplice, carino, però tutto qua, insomma, non voglio esagerare. È giusto in una casa moderna. Ma certo. Devo scoprire quanto vale. Quanto vale? Guarda, Marco, hai capito, devo valutarlo per quello che è, senza pensare a Tom Dixon, eccetera, per cui per me vale un centinaio di euro. Ho capito. Un po' diverso da quello che mi ero fatto, immagino. Come stima. Allora, i mercanti non conoscono la versione di rosa, per fortuna. Il vaso si può vendere in una casa moderna. I mercanti lo sanno. Credo che non c'è da scoraggiarsi. No, assolutamente. Ci vediamo davanti ai mercanti e io sono lì con te. Grazie. Va bene? Arrivederci. Ciao, tra poco, Marco. Bel colore. Non sono contento della valutazione, perché con tutte le notizie che avevo preso ho dato per scontato che il suo valore fosse superiore. Avete paura di volare? No, assolutamente no. Ma nessun euro. Quindi non c'è mai stato un episodio durante il volo? Sì, c'è stato un episodio. Un atterraggio d'emergenza. Siamo atterrati in un campo militare, non ci hanno fatto scendere. Sentiamo quello che ci racconta a proposito Marco. Sì. Buonasera. Marco. Buonasera. Benvenuto. Grazie. Che ci racconta della sua paura di volare? Ho fatto judo per 30 anni, quindi ho avuto poca paura di volare. Perché lui si lanciava, insomma. Sì. No, Tomazzoli del volo non c'entra niente. No. Perché è un oggetto legato a... Ah, ora ho capito il tuo volare. Verde Alitalia.
Paolo mi fa molto ridere con questa sua tecnica di portarci fuori strada, non so mai, non so mai cosa aspettarmi. Ma è vetro? Beh, sembrava, io pensavo su plastica. Non c'era dove viene. Sono nativo di Bolzano e vivo nella provincia di Belluno da 40 anni perché sono diventato insegnante là. Ma insegni ancora? No, sono andato in pensione. Stefano, descrivi questo oggetto. Dunque, abbiamo un bel vaso di Murano, verde all'Italia, bravissimo, senza nessuna tecnica particolare. Il vaso è un vaso di Murano, senza infamia, senza lode, colore pisello, non verde all'Italia. Però interessante, è di recente produzione nell'ambito delle fornaci muranesi, perché cosa dire, è come avere un'importante giacca verde in una di una grande marca italiana. Grazie, davvero gentilissimi, grazie. Adesso si trova a posto, e caccia. Mi hanno detto che è attribuito a Tom Dixon. Addirittura? È da verificare. Chi verificare. Se non è firmato Tom Dixon. Beh, è chiaro. Da verificare. Cioè, questo è quello che riporto, perché io non sono... Se fosse di Tom Dixon sarebbe pubblicato ovunque. No, ecco. Sarebbe anche firmato. Ma è un bellissimo vetro. Che bel colore, arriva, è bello, bella forma, bel esatto. Bellissima forma, mi piace tantissimo. I vasi di Murano a Cash or Trash tendenzialmente sono sempre miei. Un bellissimo verde. Un po' pesante mi sembra. No, non è pesante come leggero? Molto leggero. Sembra come sentire? Ma insomma, no, pesantuccio. No, per essere Murano è pesante. Quindi credo. Parliamo di cosa moderna, sì, nel senso. Sì, recente. Ecco, recente. Sì, sono sì, anni 90, sì. Anni 90. Forse sì, sì, comunque ecco. Comunque bello, gradevole. È estremamente decorativo e dà un bel colore. Non ne sceglierò perché so il prezzo di mercato, essendo un oggetto recente. E anche un oggetto d'arredo bello. Sì, effettivamente d'arredo, bello, è una collezione. Allora, apriamo ufficialmente l'asta. 10. 30. 35. 40. 45. 50. 45. 60. 65. 70. 75. Ti sei incantata? 80. 95. 90. 95. Certo. 120. Ma tu sei pazzo per questi lanci fuori. Così almeno mi vi siete strampilizzati. 150. 150. Offerti da Roberto. 100 c'era la mia stima massima. Massima. 151. 160. 161. 162. 160. 165. Mi rientra Giovanni, santo cielo, inaspettato, ma non me la sono sentita assolutamente di lasciarglielo. Murano è mio. Non hai battuto? No, okay. Poi non aveva ancora battuto. 165-1, 165-2, 165-3. Grazie. Marco, accetti? Accetto per l'ambiente soprattutto, perché la... Io avevo un'altra valutazione mia personale, non intendendomi di vasi di Murano. Pensavo una cosa completamente diversa. Sicuramente, pensavo dai 350 in su come minimo, però è stato un grande piacere. Da una persona che lo sa apprezzare. Per 165 euro Stefano si aggiudica il vaso verde di Marco. Grazie Marco, aggiudica. Paolo, la valutazione. Dunque, la valutazione di Alessandro Rosa era di 100 euro. Ok. Giusto. Marco, grazie. Grazie, grazie, buonasera. È stato gentilissimo. Grazie a voi, arrivederci. Molto bello, grazie anche per noi. Paolo, comunque più verde all'Italia la tua camicia. Stavo dicendo la stessa cosa, la camicia. Quello non è verde all'Italia, sì. Questo è verde marcio. No, più no, verde all'Italia. L'Italia la giacca d'Italia. No, io faccio l'Italia. Le uscite sono viva lì. Viva il verde, viva il Cash or Trash. Là. Alti livelli. L'asta è stata al di sotto di quelle che erano le mie aspettative, però mi ha fatto piacere aver avuto l'occasione di interagire con dei mercanti, dei conoscitori d'arte, come è piacevole sempre fare.